Amici di Sardegna 1, bentornati a questa nuova puntata di Piatti di Sardegna. Pensate, oggi Maurizio Garau mi ha fatto fare 2 ore di curve estenuanti solo per portare i nostri amici, per portarvi chiaramente in questo piccolo paese della provincia di Nuoro. Il paese si chiama Tiana, ha circa 500 abitanti, ha 600 metri di altitudine, fa effettivamente molto freddo, ma speriamo che il nostro piatto di oggi ci scaldi per bene. In compagnia nostra degli amici di Tiana andiamo a scoprire quale sarà. Ed eccoci qui sempre a Tiana, pensate, siamo all'interno della cucina della Gualchiera, questo posto magnifico, conservato in modo splendido. A fianco a me c'è la signora Anna Zed, il presidente del Comitato della Biodiversità di Tiana, e la signora Marinella, è un po' timida, comunque è sempre qui che ci aiuterà a cucinare il piatto di oggi. Dunque io comincerei col chiedere alla signora Anna di illustrarci i prodotti che troviamo in questo tavolo. In fondo alla tavola abbiamo i ravioli già pronti che vengono da una tradizione abbastanza antica di Tiana, fatti di quagliato salato e patate lesse. Poi troviamo anche dell'altro formaggio. Il formaggio stagionato, pecorino, la ricotta salata pecorina, il formaggio marcio pecorino e il pane carasau fabbricato localmente da una ditta artigiana che sta cercando già dall'inizio di essere fedele a quella che è la tradizione del pane carasau di Tiana. Benissimo, dopodiché io vedo una zuppa e delle patate tagliate. Allora, abbiamo un altro piatto tipico che si distingue dallo stesso piatto fatto in altri paesi, è la minestra di quagliato salato e patate, detta anche più semplicemente patata in minestra. Signora Anna, io vedo poi una minestra cos'è? Del lardo questo? Minestrone antico tianese invernale a base di erbe aromatiche che sono qui presenti tutte insieme. E di fagioli. E principalmente di fagioli, che questi sono il capitale di Tiana, perché Tiana era ricca lungo tutta la vallata di coltivazioni di fagioli. Diverse varietà. Il comitato ha recuperato una decina di varietà che sono qui presenti e che intende spenderle nel futuro per lo sviluppo del paese. Grazie. Bene, ora la signora Anna a fianco a me ci spiegherà gli ingredienti dei ravioli, che in sardo si chiamano culurzona de patate cazzau. Ecco, lei lo dice benissimo, io sicuramente non sarei in grado. Dunque, per fare la pasta cosa si usa? La pasta è formata da farina, acqua e sale con una buona lavorazione e la si divide poi a pezzi dai quali si formano le sfoglie, all'interno delle quali si mette il ripieno, che è formato appunto da patate quagliato tritati finemente e combinate in maniera tale che non ci sia eccedenza di salatura. Per quanto riguarda invece il condimento, sugo? Il sugo è formato in maniera molto semplice, anche perché i ravioli se ne avvantaggiano della semplicità del sugo. È formato da pomodori freschi, e basilico, sale, olio extravergine prodotto localmente, e qualche foglia di alloro, cipolle e basta. E per finire del pecorino grattugiato. Tutto con dell'abbondante pecorino sardo stagionato. Perfetto. Che tipo di pane è questo? Signora Anna, ci spieghi. Allora, questo non è pane, ma è sabizuda con gerda. Che significa? È una focaccia fatta ripiena con i ciccioli di maiale. Che hanno anche un po' di carne.
il ripieno è formato dai ciccioli, che si possono mettere così come li vedete, oppure sì, tritati. E dalla cipolla. E insieme, sì, con molta cipolla. Deve essere molto buono. Sì, molto dolce, molto saporito. Ed ora, come la tradizione del nostro programma, consegniamo il nostro grembiule ufficiale alla cuoca di oggi, la signora Marinella. Signora Marinella, se lo vuole indossare, così siamo pronti per cucinare i nostri ravioli. Eccoci qui sempre da Tiana, siamo ora in compagnia del vice sindaco Bruno Currelli, che ci spiegherà dove ci troviamo. Allora, ci troviamo a Tiana in località Gusavu, un luogo a dir poco meraviglioso, dove in passato, come potete vedere, erano insediamenti archeologici dell'archeologia industriale. Allora, questa, diciamo, è la ruota che azionava la gualchiera. Viene azionata dall'acqua e la gualchiera viene utilizzata in passato per la follatura dell'orbaccio, in particolare per coperte e capote dei passeggeri. Spieghiamo un attimo cos'è l'orbaccia, perché io non lo so, ad esempio. L'orbaccia è la lana che veniva, diciamo, utilizzata in passato dai pastori per produrre, diciamo, coperte e capotti. La follatura permette di ammorbidirlo e di renderlo, diciamo, molto più vestibile. Io vorrei sapere se è possibile assaggiare i vostri piatti tipici direttamente dentro questo posto, oppure se avete qualche azienda turistica che funge da ospitalità in questo senso. Allora, è in programma, diciamo, attivare qualcosa in quel settore. Comunque in paese esistono già delle aziende, dei locali dove si possono assaggiare questi prodotti e questi piatti tipici, che sono, diciamo, particolari per i loro sapori e per la loro composizione. Ci troviamo ora all'interno della gualchiera, come vedete un posto molto piccolo, in compagnia della signora Anna cercheremo di capire i prodotti che sono esposti in questo tavolo. Dunque, questa si chiama pane e manna, viene fatta con la sappa, la frutta secca, noci, nocciole e mandorle. E poi della uva sultanina, uva passa, come noi, miele, zucchero. Bene, ci spostiamo adesso nell'altro tavolino. Questi sono tipici esclusivamente di Tiana. È un dolce fatto di pasta di mandorle, cotta, e poi vengono fatte le forme della frutta. E poi, dopo che sono un po' asciugate, vengono colorate e messe un po' di zucchero per renderle brillanti, sì. Allora, signora Cocca, ci vuole spiegare un po' gli ingredienti e la particolarità di questo piatto che si chiama Seadas? Sono ingredienti semplicissimi, la farina di grano duro, acqua e sale. Viene fatta la sfoglia, poi viene fatto tipo un calzone, diciamo. E all'interno cosa c'è? All'interno c'è del formaggio pecorino. Pecorino fresco, non stagionato. Pecorino fresco, senza sale, acido. Bene, da Tiana è tutto, nella simpatia degli ospiti che oggi ci hanno accolto così calorosi. Vorrei presentare il piatto finito, che, come ricordiamo, si chiamano colurzone, e la signora Marinella, che è qui a fianco a me, è la cuoca, in più cocca, che ha cotto per noi le Seadas. A fianco a me il presidente della comunità della biodiversità di Tiana, sì, è Anna Zedda, e il vice sindaco Bruno Currelli. Ringraziamo anche chiaramente il sindaco, che oggi non è potuto stare con noi, Cesarina Marcello, per il contatto, per l'ospitalità. E da Tiana è tutto, ci vediamo domani con una nuova puntata di Piatti di Sardegna. Ciao a tutti!